La rassegna stampa è offerta da... Sabato 12 aprile, buongiorno a tutti e ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le notizie di oggi. Partiamo dai fatti nazionali con il quotidiano romano Il Messaggero. In apertura dell'Utri latitante, Micuro, l'ex senatore, è all'estero alla vigilia della Cassazione sulla condanna per mafia, non scappo. Mandato d'arresto internazionale, caso Berlusconi, il PG si attacca alle toghe, salta l'affido. Il giallo, omicidio, indagati i quattro compagni del ragazzo accoltellato a Roma, l'ipotesi del processo a Losanna. All'Italia le condizioni, Etihad a rischio, 3.000 dipendenti, il governo vicini alla conclusione, ma i soci italiani frenano. La Gazzetta del Mezzogiorno, il giallo dell'Utri, chi l'ha visto? L'ex senatore forzista irreperibile in vista della sentenza da parte della Cassazione sulla condanna per mafia. Forse è riparato in Libano, non sono scappato, mi sto solo curando. I grillini Alfano lasci, Berlusconi ai servizi, ma non attacchi le toghe. Ambiente, la Puglia, nuova terra dei fuochi, arrestati in 14 rifiuti campani bruciati o sotterrati. Renzi sfida la burocrazia, Boschi riforme avanti, il ministro Emiliano doveva candidarsi, il premio sarà lotta violenta. Trani, tassi usurai di American Express in 5 a giudizio, l'indagine sui prestiti tramite carte di credito. La Gazzetta di Lecce, guerra agli sprechi, la spending review taglia 500.000 euro a Palazzo Carafa, la giunta approva il piano triennale di razionalizzazione delle spese. Ambiente, diossina, nessun allarmismo, vertice ieri mattina alla provincia, il presidente Gabellone, subito le controanalisi dell'ARPA, ma non abbasseremo la soglia di attenzione. Intanto per i rifiuti tombati spuntano altri 4 siti sospetti nel capo di Leuca. Casarano, 94 anni, dona tutto alla vicina di casa, circonvenzione d'incapace, la procura apre un'inchiesta. Nuovo quotidiano di Puglia, erosione, l'estate è salva, primi interventi per evitare i divieti e i danni alla stagione turistica, si comincia sull'Adriatico, impalcature per contenere la falesia, Santa Cesaria investe 5 milioni, l'emergenza rifiuti, diossina nell'acqua, falso l'allarme, l'ARPA farà nuovi prelievi, lunedì gli scavi nei siti sospetti, la sovrintendenza via le auto dal chiostro, canestrini ai celestini come alla Reggia di Caserta, paga o finisci nuda sul web, ricatto a luci rosse, un indagato nel mirino della procura, un salentino che è riuscito a farsi dare soldi dalla ex. Prima pagina interna dell'attualità verso le europee, Emiliano in prima linea, ora obiettivo regione, il PD pugliese si affida a Gentile ma cerca un rinforzo. Carfagna smentisce la candidatura, Fitto sarà capolista di Forza Italia al sud, i parlamentari Palese e Chiarelli, noi già in campagna elettorale. Abusi edilizi, Puglia quarta, Legambiente, stretti legami con la mafia, il Salento tra le aree a rischio, l'intervista a Salvatore Mininanni, architetto e urbanista, un problema culturale, ma in questa fase è utile il monitoraggio. Passiamo alla pagina dedicata a Lecce, alte della sovrintendenza, via le auto dal palazzo, nuove proteste contro sosta selvaggia, i celestini, il dirigente del ministero, chiudiamo tutto il centro. La polemica, artisti dell'ingegno nella zona senza negozi, l'assessore Coclita e commercianti, spazi anche in via Rubichi. L'emergenza crolli, erosione sulla costa, corsa contro il tempo per evitare i divieti sull'Adriatico, giorni decisivi ma molti lidi sono pronti ad aprire, Gallipoli a gonfie vele. La situazione Santa Cesaria accelera, impalcature dopo Pasqua, bleve, opere straordinarie per tutelare i bagnanti, 5 milioni per le urgenze, i timori degli operatori. Le inchieste sui veleni, diossina sotto i limiti, rientra l'allarme sui pozzi, sorpresa al tavolo tecnico in provincia, dati inattendibili dall'ARPA, nuovi prelievi in 48 ore, Gabellone, chiarezza. Caccia e rifiuti interrati, le ruspe tornano a scavare, scarti industriali, la procura al lavoro da lunedì, 2 i siti già individuati a Patù e Scorrano. Passiamo alla cronaca della provincia Botrugno, ricatto all'ex fidanzata, paga o finisci sul web, indagato dalla procura di Milano, un giovane operatore sociosanitario, i video la madre e la sorella riprese di nascosto nel loro bagno di casa, Soleto incendio sul treno sud-est, tanta paura ma nessun ferito, un guasto tecnico a causa della vetustà del locomotore ha provocato l'incidente sul convoglio Gallipoli-Lecce. Concludiamo con lo sport, l'Erda pensa a Zigoni per l'attacco, si annunciano anche altri rientri importanti, Vineto, Amodio e Ferreira Pinto, l'allenatore dei salentini sembra intenzionato a rilanciare dal primo minuto il match winner di Grosseto, già superato il record stagionale di paganti di corsa verso quota 10.000 al Via del Mare, anche tanti bambini. Bene, la rassegna stampa oggi termina qui, vi ricordiamo l'appuntamento a fra poco con TG News 24. La rassegna stampa è stata offerta da...